il pacco di cazzo. Mamma. Yakurai vuole vederti. Quindi Anka è scappato. Colui che fugge dal clan è solo un traditore. Egli venderà tutti i nostri segreti. È diretto alle montagne Shikon. Ma con la sua gamba malandata non sarà ancora arrivato alla miniera. Yuki, va con Kiri. Andrò da sola. Eh? Andrò con lei. Mi rallenterà soltanto. Perché fai così? Portami con te. Byakurai ha detto di andare insieme. Dimmi, Kiri. Uccideresti davvero Anka? Certo. E se lui ti pregasse? Io penso che lo ucciderei comunque. Non ti credo. Senti, sono disarmato. Non mi uccidere. Ti prego, Yuki, senti. Prendi la mia spada. Vuoi sempre dire che mi hai ucciso? Allora... va bene.
gli occhi. Sembra che ormai voi siate molto al di sopra delle mie possibilità. Chi sei? Il mio nome è Kuka. Ero un servitore di vostra madre. Ho qualcosa che vi interesserà sapere. Si tratta di rivelarvi la verità sulla sua morte. Vi è stato detto che era stata uccisa in un'imboscata. Yuki, in realtà ad assassinarla è stato Byakurai. È falso. Menti! No! Byakurai ha ucciso vostra madre, Azora, principessa del clan di Takemikazuki. Adesso dovete scegliere se vendicarla e prendere il suo posto, oppure andarvene. Andarvene per sempre! Domani compirete 20 anni. Quello è il giorno in cui una principessa assume, secondo le nostre leggi, il dominio assoluto di tutto il clan. A voi la scelta. Guidare il clan, tutti quanti i suoi uomini, le sue immense risorse al posto di vostra madre come legittima erede. Oppure abbandonarlo. Se decideste per la seconda via, venite alla vecchia miniera. Ho consegnato il messaggio, mia signora. La missione è compiuta. Ha supplicato di risparmiarlo. E mia madre ti ha supplicato. Di che cosa parli? La tua voce trema. La tua mente corre. Sei certa di quello che stai facendo, Yuki? Cerco una risposta. Byakurai, hai veramente ucciso mia madre? No. Yuki, rinfodera la tua spada. Io non ho visto niente. Non avrei mai voluto doverti dire tutta la verità. Tua madre volle tradirci e fuggì dal clan. Per questo è morta. Menti! Yuki, sarà la spada, non servirà. E va bene. Allora muori!
l'Assemblea dell'Unione, eccetera. Sotto la guida del nostro eccesso leader, stiamo senza dubbio alcuno vincendo la guerra della produzione. Il Ministero dei Consumi, in un comunicato congiunto con l'Assemblea e sentiti in capposizione di tutte le prefetture, annuncia che il livello medio del reddito è salito del 20% durante quest'ultimo anno, migliorando effettivamente il valore della vita e le possibilità di espansione economica su tutto il territorio. Per celebrare questa attesa notizia, in tutte le città dal nord al sud del paese, i cittadini sono scesi in piazza. Aia! Che succede? Questa serve a uccidermi, vero? Tu sei un Takemi Mikazuki, non è così? Chi ti ha soldato? Parla. C'è qualcun altro con te? Non c'è nessuno. Non sono qui per ucciderti. Bugiarda. Perché dovrei fidarmi? Devi credermi. Credere a te. Fai parte di una setta di assassini che uccide per denaro chiunque gli sia indicato. Se mi fidassi, sarei morto. Ascoltami, se ti avessi voluto morto, non staremmo parlando. Adesso mi credi? Ma non ti fa male? Certo. Ma non glielo permetto. Avevo visto una donna.
Dov'è adesso? Vivo da solo qui. Quello è il mio letto. Buonanotte. Abbiamo perso ogni sua traccia vicino alla strada. Quella che passa in mezzo alla foresta. Siete tornati per dirmi questo? No. Qualcuno ha visto passare un camion. Va bene, farò sorvegliare la strada. Lei tornerà. Sta cercando vendetta. Qualcuno le ha detto la verità. Chi può essere? Forse. Oggi Yuki compie 20 anni. E chi le ha detto di Azora lo sapeva. E sapeva cosa significa questo. Kuga. Dunque tu pensi che lei voglia ucciderti per vendicare sua madre? È una possibilità. Questo significa che tornerà qui per te. Se Kuga volesse parlare con Yuki, dove potrebbe? In casa sua, forse. No, io ho in mente un posto migliore di quello. Come stai? Sono io, Kidokoro. Sono tornato. C'è qualcosa di cui ti devo assolutamente parlare. Oggi verrò da te.
Ci fu un coraggioso che aveva chiesto la mano di Azora, erede del clan dei Takemikazuki. Aveva giurato fedeltà al clan, ma Byakurai ingannò tutti facendo in modo di farlo sembrare un traditore. Quando fu sicuro, in un'imboscata lo uccise. Rispondimi, Kuka. Quell'uomo era mio padre. Voi non potete ricordarvene, Yuki. In quei tempi lontani avevate appena compiuto 2 anni. Allora vi erano molte persone in cui scorreva il sangue dei Takemikazuki. In seguito Byakurai tentò in ogni modo di sposare Azora, per prendere in questo modo il controllo del clan. Ma Azora, vostra madre, rifiutò la sua proposta di matrimonio. Amareggiata dalla morte di vostro padre, prese una decisione e cercò di ridurre il clan allo scioglimento per portarvi via da lì e ricominciare una nuova vita. Ma Byakurai venne subito a saperlo e, pur di fermarla, la uccise. Fu in quel preciso istante che tutto quanto cambiò. Molti, troppi, erano inorriditi dalla guida di Byakurai e cercarono di andarsene dal clan come aveva tentato vostra madre. Ma solo pochi, molto pochi, riuscirono poi a ricominciare una nuova vita. Ecco, è questo il posto in cui la principessa Azora fu uccisa. Io la conoscevo bene, e quindi quello che vi dirò è per certo anche quello che vi avrebbe detto lei. Sono certo che avrebbe voluto che voi lasciaste il clan una volta avuta l'età per comprendere la verità. Avrebbe desiderato che voi riusciste dove persino lei aveva fallito. Ma per fare questo dovete uccidere Byakurai e vendicarla. Il destino dei Takemikazuki è segnato. Essi devono scomparire. Principessa Yuki. Vostra madre fu torturata a morte, ma chi gli ha inferto il colpo finale sono stato io. Uccidetemi. Se lo desiderate, fatelo. La mia vita è stata tutta una lunga attesa, aspettando questo momento. Veramente io mi offrii subito di accompagnarla all'altro mondo. Ma Azora rifiutò e mi impedì di farlo. Mi diede un ordine. Avrei dovuto raccontarvi tutto questo, ma non subito. Avrei dovuto attendere fino a quando non avreste raggiunto i 20 anni. Principessa Yuki, vi prego, liberatemi da questo peso. Uccidetemi. Smettila. Come pensavo, eri tu, Kuka. Tu sei Soma. Ma guarda quanto sei cresciuta. Quanto tempo è passato? Yeah!
Mitsuki è quello che volevo. Principessa Yuki, non dovete morire! Puoi uccidere me, non mi importa, ma devi lasciar stare la principessa Yuki. Questo non posso promettertelo, vecchio. Thank you.
Quando ero piccolo, ero sempre felice. Non avrei mai immaginato che le cose potessero finire così. Takashi, sai perché le persone allora pensavano tutte quante in quel modo? La verità è che era tutta gente senza ideali. Sì, è vero, la bomba che hai piazzato all'assemblea ha causato delle vittime. Ma ha prodotto un risultato. Sai, dovresti esserne fiero. Era un giorno di festa. Non doveva esserci nessuno lì. Questo è quello che mi avevate detto. Le perdite sono inevitabili. Cerca di capire che non si ottiene niente se non si fa niente. Mimura questo lo sapeva bene. Lo aveva capito prima di tutti. Non si ottiene l'attenzione dello Stato se almeno una dozzina di cittadini non muoiono prima. Comunque, adesso vorrei passare al prossimo progetto. Il signor Sugimoto non pensava che andasse così. Ti ha contattato mentre ero assente, vero? Il mese scorso. Sugimoto è stato espulso dal gruppo. Ascolta, io mi fido molto di te. Dobbiamo essere pronti a tutto per riuscire a raggiungere il nostro ideale. Takashi, tu lo sai qual è il posto più sicuro in una giungla? Si trova sulla schiena del leone. Lì, in quel posto, le pulci conducono la vita più sicura che possa esistere. Ehi! Ehi! Oh, cazzo! Dov'è la ferita?
Su. Dai. Mangia. Sei ferita. Hai bisogno di proteine o non guarirai. Dai. Senti, mi dispiace, ho solo questo. Dai, sbrigati. Ti sta bene. Che credi di fare? Li butto via. Hai visto il signor Kidokoro? Già. Takashi, un consiglio. Stai attento con lui. Perché? Dimmi, sai nulla di Sugimoto? Dov'è? Beh, Kidokoro mi ha detto che è stato espulso. È morto. Cosa? Gli hanno sparato. Parto stasera stessa, lascio il paese. C'è felicità da qualche parte. Basta solo trovare dove. Lei chi è? Una mia ospite. Un ospite. Forse tu hai già trovato la tua felicità.
Beh, buona fortuna allora. Mi puoi chiamare se decidi di raggiungermi. Grazie. Perché sei tornata qui? Che cosa ti è successo? Non me lo vuoi dire? Meglio così. Mi sento più al sicuro se non so niente. Tu provi qualcosa nell'uccidere? Perché uccidi le persone? Per denaro? È il mio corpo che si muove. Quando impugno la spada e mi avvicino al bersaglio, il mio corpo si muove e basta. Prima che io possa pensare a nulla. Sei solo una povera assassina, vero? Un re smette di pagare le sue guardie e così loro mettono la loro arte sul mercato. Che vuoi farci? La vita è dura per tutti. No, tu uccidi le persone senza ragione. Non lo fai per difenderti. O per difendere qualcuno che ti è caro. Tu non hai nulla da difendere. Uccidi e basta. Non come me. Io l'avevo. Una ragione per uccidere. Ne sono certo. Sì, l'avevo. Aveva solo 8 anni. Tornai a casa da scuola e trovai sangue dappertutto. Solo lei era sopravvissuta. Gli assassini furono rilasciati per totale mancanza di prove, credo. Io li ritrovai per poi ucciderli tutti. Fui catturato, processato e condannato. 4 anni dopo, quando uscii dal carcere, non riuscivo più a vedere le cose come le vedevo prima. Ogni cosa mi sembrava differente. Poi incontrai qualcuno. Mi disse che voleva che io tornassi a essere felice come un tempo. Nessuno mi aveva mai detto niente di simile. Io ho fatto delle cose e sono stato spinto a farne delle altre. Ma pur di tornare a essere felice, non mi importava niente di niente.
Renkyo. Sì. Ho qualche cosa che devo chiederti. Che cosa? Byakurai, pensi davvero che possiamo uccidere Yuki? Senza di lei non c'è altro leader in cui scorre il sangue dei Take Mikatsuki. E poi io... Poi cosa? Abbiamo perso tutti quelli che avevano quel sangue. Ma cosa cambia? Però, che ragione abbiamo di continuare a esistere senza quel nome a guidarci? Non abbiamo bisogno di una ragione. Noi ormai non siamo più i guardiani di nulla. Io veneravo i miei antenati ed ero pronto a morire per la mia patria. Ma quando la monarchia cadde, tutte le nostre spade ci furono tolte. La nostra memoria cancellata dalle droghe. Le braccia rese inutili. Dagli aghi infilati nei gomiti. La nostra base data alle fiamme. Fuggimmo per non ribellarci alla nostra madre patria. Ti ricordi, Renkyo? Quel gruppo di carri armati. Quello che vedemmo su quell'isola mentre fuggivamo. Un gruppo di carri distrutti. Mangiati dalla ruggine e dalle piogge acide. Pervasi dal fetore dei cadaveri. Ma non c'erano corpi. Eravamo noi ad emanare quel fetore immondo. Allora, noi eravamo già morti. Sì, pronto. Chi parla? Sono io. Ah, signor Kidokoro. Perché mi sta chiamando? Ti ho mandato uno schema interessante. Credi di poterci dare un'occhiata? Sì, certo. Guardo subito. Ancora lì. 10 giorni. Io non posso. Allora quando? Mai. Mai più. Mai più.
ragazzi. Capisco. Mi farò vivo io. Takashi, hai un'espressione molto triste sul viso. Tu invece non hai nessuna espressione. Dimmi, hai mai provato la tristezza? Io la caccio via. Come faccio col dolore? Allora è così che uccidi le persone. Se sei triste dovresti soffrire. Se sei felice dovresti festeggiare. È così che vanno le cose. Hai mai riso in vita tua? Quando sono triste io soffro. Lo faccio per ore. Poi per giorni. Addirittura per anni. Thank you.
Senti, sai cos'è un amikishi? No, non lo so. Il suo nome significa gemma bella e preziosa. È una pietra. Sono molto rare, sai. Potresti cercarle per un anno intero e ritenerti fortunato se riuscissi a trovarne una. Hanno un segreto. Se le strofini su una pietra per affilare, ottieni un piccolo cristallo verde. Mia madre le cercava sempre. Quando ne trovava una, la strofinava con cura su una pietra e la metteva via. Una volta riuscita ad averne 30, ne avrebbe fatto una bella collana per il giorno del mio matrimonio. Lei mi disse che quel giorno me l'avrebbe allacciata al collo lei stessa. Mia madre cominciò a raccoglierle a 18 anni. Mi partorì a 22. E poi morì a 27. Quando scomparve, aveva 9 cristalli dentro un piccolo scrigno. Belli, ma erano davvero troppo pochi. Non bastavano certo per una collana. Presto supererò l'età in cui lei mi diede alla luce. E poi quella in cui morì. Ma non ho raccolto nulla da poter lasciare a qualcuno. Perché io non ho nessuno. Non ho nessuno a cui lasciare niente. Nessuno che... Nessuno per cui. Io voglio raccogliere qualcosa. Qualsiasi cosa. Possiamo dimenticare tutto. Andiamoci.
Adesso. Sono felice. Pensi veramente di poter essere felice? Anche se riesci ad uccidermi, il tuo sentiero sarà sporco di sangue. Questo sarà il tuo destino, ragazza. Signor Kidokoro. Tua sorella sta meglio, veda. Che cosa è venuta a fare qui? Ah, sì. Se si tratta ancora di quel piano, io... No, non ti preoccupare. Ho cambiato idea. Questa volta ho un piano geniale in mente. E sono convinto che anche a te piacerà. Di che si tratta? Abbiamo finalmente trovato un punto di incontro accettabile con il governo. Realizzeremo tutti i nostri ideali e alla fine ti prometto che pochissime persone si faranno davvero male. Che ne pensi, Takashi? È una buona idea? Ah!
Mi hai venduto. È un accordo. Rispetteremo le leggi e realizzeremo i nostri ideali. Sei un traditore. Moralmente ne usciamo come vincitori. Vedi, Takashi, il piano che ti ho mandato doveva essere l'ultimo. Perché nell'eseguirlo saremmo tutti morti. Dovresti dire questo, Takashi. Via, parliamoci chiaro. Ti sto dando quello che desideravi. Balle, tu sei l'unico che ne uscirebbe pulito. Ti ho detto che ho fatto un accordo. Un ottimo accordo, aggiungerei. Ma allora, a cosa è servito tutto questo? Per cosa abbiamo ucciso tutte quelle persone? Per un ideale. Tutti credevamo in qualcosa. Non è vero. Non è vero, era a te che noi tutti credevamo. Manabe è stato ucciso. Kazuki è stato torturato. Mimura è saltato in aria. Tutti nel gruppo si fidavano di te. Ci avevi detto che saremmo stati di nuovo felici. Ma tu sarai il solo a riuscirci, non è così? Sono convinto che la felicità verrà. Naturalmente non gratis. Ve lo dissi, ricordi? Il prezzo sarebbe stato molto, molto alto. Takashi, pregare per le vittime è tutto quello che ci resta da fare. Ma tu non te ne preoccupare. Tu sarai una delle vittime per cui pregheranno. Carogna!
Io sono la figlia di Azzurra. Sono la principessa del clan Takemikazuki. Nel nome di mia madre, io prendo la tua vita! Levatevi di torno! È finita!
solo io. Vivi. Sii felice. Gracias.